Pasquale Capezzuto, Energy Manager del Comune di Bari, quindi il coordinatore del progetto Bari Smart City. È stato appunto creato un ufficio che specifico, che è l'ufficio Bari Smart City, in capo all'ufficio già Energia, uno dei pochi uffici Energia che appunto l'Italia ci sono, e quindi che già gestiva la politica energetica comunale. Allora, questo progetto invece lo stiamo gestendo ovviamente partendo dal piano di azione per energia sostenibile, che è il piano previsto dal patto dei sindaci cui ha aderito l'amministrazione l'anno scorso e che è la base del nostro progetto di Smart City, è la base che riguarda soprattutto la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica. Stiamo creando una serie di sinergie con tutti i soggetti istituzionali, con gli stakeholders, con i soggetti imprenditoriali della città, perché questo progetto è un progetto che va portato avanti insieme a tutti i soggetti e quindi il ruolo del comune è solo un ruolo di promozione e di facilitatore di tutti questi processi, ma in realtà la Smart City è un processo che ciascuno di noi, anche il singolo cittadino, può sicuramente portare avanti nel proprio ambito. Quindi ecco, furbizia, fare molto con poco, quindi ottimizzazione delle risorse anche energetiche, quindi le risorse energetiche della propria abitazione, quindi un comportamento energeticamente consapevole, e soprattutto poi le cosiddette microcittà, cioè quei centri di consumo energetico che sono presenti nella città, vedi i grossi centri commerciali, vedi l'aeroporto, il porto, l'università, il Politecnico, cioè quei soggetti appunto i grandi consumatori di energia. Per noi è importante agire e partire dal patrimonio comunale e quindi abbiamo già in atto un progetto e un appalto di efficientamento energetico e installazione di sistemi fotovoltaici sugli edifici scolastici comunali, sulle 120 scuole, un appalto in project financing che è un appalto integrato, nel senso che non va a solo realizzare fonti rinnovabili, ma vede integralmente l'efficienza energetica dell'edificio e soprattutto ha degli aspetti di education, cioè per noi è importante attraverso questo progetto arrivare poi agli alunni per poter poi arrivare alle famiglie, quindi diffondere questi temi nella cittadinanza. E sono in previsione appalti di efficientamento energetico e miglioramento della qualità del servizio della pubblica illuminazione, che per la verità nel nostro caso è già abbastanza energeticamente efficiente, ma ci avviciniamo all'uso di tecnologie anche innovative e dovremo poi agire sul parco degli edifici, quindi sul patrimonio degli edifici pubblici.